Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Artisonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artisonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick, they're falling. Radio Ritratto. Pennellate dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station. Bentrovati su Globus Radio Station. Antonella Guglielmino è? Onia Nicolosi, ciao a tutti. Ciao, buon pomeriggio. Hai visto che bella pioggia? Sì, infatti. Però da noi è così. Piove, sì. E poi dopo 5 minuti c'è il sole. Un po' tropicale, direi, eh? Sì. Sono venuta giù proprio. È vero. Molto. Oggi parliamo di un tema molto particolare, a noi caro. Sì. Riguarda una cosa che dicono che piace fare solo agli uomini, e non è vero. Giusto. Parliamo di musica, un grande compositore. Sì. E parliamo di prevenzione. Prevenzione perché ricordiamo tutti che ottobre è il mese della prevenzione del tumore alla mammella. Sì. Quindi chi abbiamo in studio? Abbiamo con noi Leonetta Bentivoglio. Salve. Saggista e giornalista, e adesso parleremo un po' di qualcosa. E Marcello Maiorana, che è radiologo esperto in senologia, il professor dottor Marcello Maiorana. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Buonasera. Allora, tu devi sapere che oggi pomeriggio alla Feltrinelli alle ore 18 Leonetta insieme a Lidia Bramani, che purtroppo non abbiamo oggi pomeriggio qui con noi, presenteranno il proprio libro, che è E Susanna non viene, amore e sesso in Mozart. A moderare il tutto ci sarà Marcello, capito? Sì, sì, ci devo essere anch'io. Ecco, brava. Leonetta, quando nasce questo libro che avete concepito tu e Lidia? Diciamo che nasce circa 3 anni fa, poi naturalmente sia io che Lidia abbiamo fatto altri lavori. Lei è un'eminente musicologa, grande esperta mozartiana, io sono giornalista culturale, e quindi diciamo in mezzo abbiamo fatto altre cose, però abbiamo lavorato molto intensamente negli ultimi 3 anni, soprattutto negli ultimi mesi, diciamo terribilmente, e la nostra idea era fare, come dire, un ritratto degli affetti, delle relazioni affettive amorose nella trilogia di Mozart e da Ponte, cioè le
tre opere italiane composte da Mozart sul libretto di Lorenzo da Ponte, e cioè Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte. Tre opere che sono molto legate tra di loro proprio con questo filo rosso che riguarda il tema dell'amore, e in cui noi abbiamo visto e cerchiamo di comunicare al lettore una enorme, come dire, spregiudicatezza, possibilità di guardare al futuro e in qualche modo vicinanza a tanti temi forti oggi. E quindi in questa specie di esplorazione che si è servita non solo appunto di un viaggio all'interno delle opere e della loro musica, che ci sembrava che appunto esprimessero questi temi, ma anche collegandole a quello che era il personaggio Mozart, che era proprio un grande progressista, democratico, illuminato, molto legato all'illuminismo, molto, molto spregiudicato riguardo a questi temi, e quindi collegandolo alla vita di Mozart, alle sue relazioni, certo, con le donne e con gli altri in generale, e attraverso l'epistolario, attraverso la biografia, e quindi abbiamo, diciamo, messo insieme tutta una serie di informazioni per dimostrare questa tesi, che qualche volta va un po' controcorrente rispetto a quello che si pensa di queste opere. Poi, se vuoi, ti farò qualche esempio. Certo, ovvio, infatti so che è una miscellanea di temi molto scottanti, come la bisessualità, l'amore in avanti, diciamo, della terza età, insomma, anche quarta diciamo, tutto, insomma, il don giovannismo, insomma, tutta una serie di problematiche scottanti che allora non si sono intraviste tra le note di Mozart. Ma come mai Mozart? Perché Mozart perché Mozart è stato, diciamo, all'origine di tutto questo, di questo pensiero così aperto e così fortemente innovativo, che è stato in qualche modo un po' travisato dall'Ottocento romantico. Che ti faccio l'esempio, sì, di Don Giovanni. Don Giovanni ancora oggi viene spesso considerato un eroe della libertà, un eroe positivo, un libertino nel senso di un grande rivoluzionario in senso politico. In realtà Mozart, secondo noi, e cerchiamo di dimostrarlo anche attraverso un'analisi musicale, un'analisi anche dei rapporti che aveva Mozart con le donne, c'è una condanna etica fortissima a questa, diciamo, a questa dimensione compulsiva sessuale che ha Don Giovanni, e in cui usa praticamente, sì, le persone, non solo le donne con cui cerca di andare a letto senza tra l'altro mai riuscirci durante l'opera. Mi ricorda Niccolò Machiavelli, il fine giustifica i mezzi, forse. Sì. Ecco. Però questo suo cinismo, questa sua arroganza, eccetera, Mozart veramente lo condanna, ma non perché fosse un bacchettone, attenzione, no, perché c'è per esempio Così fan tutte, che è un'opera che molto spesso è stata anche quella travisata e vista come un'opera misogina. Così fan tutte, le donne fanno tutte così, cioè sono tutte infedeli, portate no? all'adulterio. Invece quello che cerchiamo di dimostrare noi è che così fan tutti, cioè, ecco, che c'è una grande elasticità in realtà nella considerazione della fedeltà. Il problema è come, cioè non il fatto che Don Giovanni si voglia portare a letto le donne, il fatto, il suo modo di divorare le persone e di non provare sentimenti, che questo è un altro discorso. Ecco, diciamo, noi lavoriamo molto su questi temi. C'è una differenza tra Don Giovanni e Casanova, per esempio? Sì. Questa noi non l'affrontiamo, però Don Giovanni, che vabbè, che poi c'è tutta una storia dove c'è dentro anche Molière, perché Don Giovanni è un archetipo che diciamo arriva da Tirso de Molina, non è solo, diciamo, Mozart, un lavoro di, sì, di... però è anche Molière, era molto negativo, anche nel Don Juan di Molière è un personaggio negativo. Diciamo, Don Giovanni è un consumatore compulsivo e un assassino, uno stupratore. In Don Giovanni, per esempio, comincia con uno stupro e c'è un secondo tentativo di stupro, perché lui con donna Anna cerca di comincia, e poi è un assassino, le ammazza il padre subito dopo aver tentato di stuprarla. Però la cosa strana è che questa cosa viene difficilmente riconosciuta anche anche dai direttori d'orchestra, per dire, no? Casanova
forse è un uomo che si innamora di tutte le donne, forse era più innamorato, cioè è una persona che tende così a riflettersi nell'amore in generale, nella sostanza dell'amore, però non ha questa crudeltà, questo cinismo di Don Giovanni. E quindi c'è una differenza sostanziale. Sì, sì, è una differenza che spesso emerge quando si parla, diciamo, di Playboy. Sì. Parlando di amore e di sesso, parliamo anche di prevenzione. Oggi, cioè questo mese, è dedicata alla prevenzione del tumore alla mammella, quindi mi ricollego a Marcello. Tu sei radiologo e sei esperto in senologia. Sì. È cambiata l'evoluzione per quanto riguarda le operazioni al seno quando è afflitta dal tumore alla mammella? Perché una volta c'era questo tipo di chirurgia aggressiva, toglievano e non ricostruivano, mentre adesso c'è la tendenza, perché la donna deve vivere la sua sessualità finché può. Cosa ne pensi tu? Ma certamente è cambiata la chirurgia, perché poi giusto diciamo, la scuola italiana di senologia, che è stata fondata dal professor Veronesi, sì, e giusto il professor Umberto Veronesi è la persona che nel mondo ha cambiato la chirurgia dopo tanti anni di, diciamo, quasi direi di eccessi da una parte chirurgici, si è capito, ha intuito e ha voluto dimostrare e ha potuto dimostrare, devo dire, con grande impegno e direi rischio anche personale concordato con rischio personale delle pazienti, di esporsi a una ricerca che ha portato a dimostrare che la sopravvivenza, che è il punto poi della chirurgia, certo, e della diagnostica, aumentano e diventano poi uguali, che è la cosa più importante, se fai un trattamento mutilante o no, a certe condizioni, e certo, magari ovvio, qui non scendiamo nei dettagli, ma dove si può, non c'è nessun motivo di creare una offesa al corpo della donna. Al corpo della donna, anche perché, volendo citare, non so, un aspetto che ho colto nel tuo libro, cara Leonetta, e mi è piaciuto tanto, perché Freud è uno dei miei amori, il cosa devo dire, che lo stesso Mozart in qualche modo si lega, non conoscendosi, a Freud, ma Freud che dice a questo proposito delle, diciamo, dei danni al corpo, parla di ferite dell'anima, che secondo me è un concetto di una bellezza. Sono d'accordo. Due parole e ti dicono cosa c'è nell'uomo e nella donna, ovviamente, certo, senza, ovvio, soprattutto anche perché con questo si è riuscito a rispettare molto il corpo della donna. Questo non si può fare sempre, ovvio, e bene dirlo, purtroppo, però si può fare quando, e questo è ormai molto più frequente da quando, diciamo, la diagnostica per immagini ha potuto vedere lesioni, cogliere lesioni estremamente piccole, il più piccolo possibile. C'era un detto dello Sloan Kettering, del Memorial, il famosissimo ospedale di New York, che è il più efficiente per la lotta contro il cancro, sì, nel mondo, e dicevano che piccolo è bello, il senso era, se tu lo cogli piccolo risolvi il problema, tant'è che la sopravvivenza è arrivata all'80% in sostanza, e quando io ho iniziato, ormai è qualche anno, stranamente, per me è una cosa che non riesco a capire, comunque la sopravvivenza era intorno al 30%, sì, insomma, sì. Ah, così quindi c'è. Allora tutto questo sforzo, tutta questa, diciamo, in questo impegno ha consentito anche al professor Veronesi di fare quel tipo di intervento. Ho capito. Perché se no non l'avrebbe potuta fare questa metodica, se le lesioni non erano colte, non sono colte piccole. Certo, è importante quindi la prevenzione, giusto? Infatti stavo arrivando proprio a questo punto. Quando si parla di tumore al seno, ovviamente la parola d'ordine è prevenzione, no? Sì. Secondo studi, però, si è visto che in Italia la Sicilia a quanto pare è fanalino di coda in questo diciamo, sì, attività di screening, no? Dunque, io intanto mi permetto di fare una precisazione, che è un po' è già parecchio, lo dico agli studenti, agli studenti grandi, vecchi, giovani, lo dico ai medici, lo dico quasi sempre, lo dico stasera. Io non amo molto la parola prevenzione, perché?
mette un concetto in giro che non è perfettamente corrispondente alla realtà. Noi facciamo anticipazione diagnostica. Che è una cosa diversa. Che è una cosa diversa. Io credo che possa prevenire il Padre Eterno o chi per lui. Noi, qualche santo, insomma, allora, non essendo santi, ma essendo delle persone assolutamente comuni e avendo scelto di non essere arroganti, non possiamo dire a nessuno: io ti prevengo. Ma cosa ti prevengo? Il tumore? Ricordo una lettera di qualche anno fa di una signora alla quale, dopo anni di controlli ripetuti, era venuto un carcinoma del seno. E allora mi portò le sue carte e accompagnato da una lettera lunghissima il cui titolo era "Una prevenzione fallimentare", che ho conservato e non dimenticherò mai, perché lei si era convinta che facendo i controlli non veniva il quindi tumore. Con la prevenzione, perché il controllo si, diciamo, individua con la prevenzione. Allora tu sei garantita che non ti viene l'accidente? No, allora, credo che diciamo, la garanzia dipende dal fatto che se ci si accorge prima del tumore, ovviamente si può intervenire prima, esatto, in un momento, diciamo, in cui si può, esatto, risolvere. Perfetto. Anche perché la percentuale adesso di guarigione è molto più alta, perfetto, rispetto al passato. Siamo al 80%. Quindi direi che è una grande conquista. E su tutte le età. Le età. Questo è un punto importante, perché probabilmente ricorderete che c'è stato per anni lo stimolo e l'attenzione a fare i controlli tra i 49 e i 69 anni, che era un discorso che non ha a che vedere con la medicina, ma ha a che vedere con la contabilità regioneristica dello Stato, che è un'altra cosa. che è un'altra cosa. Cioè, io teoricamente prendo più carcinomi in questa fascia di età, quindi spendo in questa fascia di età. Ma non è lecito, non è onesto, non è educativo dire questo, né soprattutto portarlo avanti. Io lo dico con gioia, diciamo, di avere partecipato all'anticorrente, diciamo, rispetto a questo tipo di incultura. Diciamo che si è allargata la fascia di età, fortunatamente. Finalmente si è capito. E ora, proprio mi è successo la settimana scorsa ad Amsterdam, uno di questi, non so, persone così convinte che parlavano con una e parlano ora un po' meno, con questa arrogante sicurezza, perché la legge la stabilivano loro, prima dei 49 anni non bisognava fare i controlli, ma la verità è che l'incidenza di un tumore prima dei 49 anni è altrettanto elevata, certo, e che la curabilità però è più alta. Quindi anche da un punto di vista ragioneristico, se pigli una lesione, diciamo, piccola, la curi meglio. Ci sono più probabilità di guarire. Esatto. Questo però è... Ma l'altro aspetto, quindi questa l'abbiamo Eppure quasi sembra libera. Una considerazione talmente banale e logica. Ci sono voluti almeno 20 anni di guerre alle quali ho partecipato. E sicuramente siamo in una radio, abbiamo i tempi stretti, quindi andiamo ad ascoltare il brano musicale I Don't Care e poi la pubblicità. Vai. Hello? Pablo, this is Pablo. Where are you? I won't be able to make it today because I'm at the bottom of the pool. Vuoi farti capire? Pubblicizzati su Globus Radio Station. Per la tua pubblicità su Globus Radio Station, chiama il 349 14 43 134 oppure lo 095 722 6757. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi, via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the Sundance, don't... Arti Sonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti Sonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Globus Magazine,
cultura, scienza, politiche sociali, sport, musica e arte. Globus Magazine, il tuo free press internazionale. Radio Ritratto, pennellate dal mondo VIP con Leonetta Bentivoglio e il professore Marcello Maiorana. Ero distratta perché stavamo... Sì, mi stavo per bacchettare a tutte e due, non si parla, no, mamma mia che indisciplinate. No. Indisciplinati, anche il professore è indisciplinato. Ma ci è sempre piaciuto essere indisciplinati, sì, è una vecchia passione. Allora Leonetta, qual è la, nel vostro libro il confine tra sentimento e eros che avete delineato chiaramente? Ma non voglio dire, ci può essere o non ci può essere, dipende dalle tipologie. Noi per esempio, diciamo, il libro inizia con una lunga carrellata sulle figure femminili di queste tre opere mozartiane di cui ci siamo occupate, che sono state un po' il serbatoio, sì, lo stimolo, e per esempio abbiamo raffigurato ciascuna di queste di questi personaggi a seconda di una caratteristica, della caratteristica che viene fuori, caratteriale più forte. E c'è un ritratto di Despina, che sarebbe la servetta di Così fan tutte, sì, in cui parliamo di singletudine, cioè Despina è un personaggio femminile che durante tutta l'opera parla del fatto che gli uomini vanno usati. Ah, non bisogna assolutamente innamorarsi. Questa è intelligente, questa bisogna fare in modo che mettano mano alla borsa il più possibile, che quella, e però tutto. Sono anche fonte di notevole piacere. Quindi lei, per esempio, a proposito, è una che teorizza il non innamorarsi e l'eros fine a se stesso, e noi abbiamo trovato questo carattere molto vicino a una tipologia di donna che comincia ad affermarsi anche adesso, perché prima, diciamo, il single, il seduttore, eccetera, era prima era diciamo solo il maschio, no, anche la donna, la donna non era single, era zitella, sì, ecco, diciamo, diverso, se non si sposava, infatti, zitella. Invece adesso c'è tutta una scuola di pensiero, e noi questo lo raccontiamo nel libro, che teorizza la singletudine, teorizza l'amore senza senso anche sul versante, scusa, il sesso senza amore, vedi il lapsus tremendo. Sì, sì. Anche sul versante femminile. Però poi ci sono dei personaggi femminili come Donna Elvira in Don Giovanni, sì, che è tutto un altro discorso. Il capitolo l'abbiamo intitolato Una donna che ama troppo, facendo riferimento a un saggio Donne che amano troppo, sì, cioè queste donne, che esiste, ahimè, anche questa tipologia continua a esistere accanto alla single, che invece si innamorano troppo e si distruggono per un uomo. Questa è la sindrome da Croce Rossina, sì, un esatto, po', no? Esatto, cioè che arrivano fino a rapporti totalmente distruttivi e masochistici. Certo. Elvira fa questo durante tutta l'opera, per esempio, diciamo insegue il suo aguzzino e non riesce a staccarsi, perché la sua stessa essenza di persona è legata a questo provare amore, insomma. Ma le considerazioni del personaggio femminile di cui parlava prima in Così fa tutte, è una donna, diciamo, delusa, perché magari queste affermazioni le fanno le non donne si fida. Dopo, ecco, non ecco, si fida. Ma perché magari nell'opera non ci dice perché. Noi non sappiamo, potrebbe aver avuto una delusione, lei è una domestica, quindi potrebbe aver assistito a delle cose, a dei problemi di coppia nelle case in cui è stata, ma lei è tranquilla, ne hanno voluto fare anche lì spesso le regie di Mozart, eccetera, un personaggio disperato, invece la musica ci racconta un'altra cosa, che lei sta benone. Lei ha fatto questa scelta e sta benone, continua a dire alle sue padrone, ma non vi fate problemi, usateli questi uomini. Il suo motto è saper mentire. Bisogna fare saper mentire è il motto. Questa di donna è un'illuminata, secondo me. Anche secondo me.
lì avete scritto anche una serie di aneddoti, cioè una visione diversa da quella che di solito si dà. Assolutamente, per esempio facevo l'esempio di Don Giovanni, Così fan tutte, la storia di due donne, che due signore che vengono messe alla prova dai loro fidanzati e che praticamente le fanno finta di partire per la guerra, poi si travestono e vengono, cercano di sedurle, perché hanno fatto una scommessa in cui hanno detto che mai queste donne sarebbero cadute nel tradimento, e invece queste se le scambiano, attenzione, quindi una l'uno ci prova con la fidanzata dell'altro, e nel giro di una meravigliosa giornata queste due aizzate da Despina, che dice prendeteveli, fregateveli, eccetera, ma cascano, anche perché cascano, lei era nel tranello. La lei cosa era d'accordo comunque. Sì, lei era d'accordo. La cosa meravigliosa è che alla fine tornano i mariti veri e se le sposano, perché bisogna perdonare. Anche questo è un messaggio mozartiano fortissimo, che per esempio c'è anche nelle Nozze di Figaro, dove c'è il conte e la contessa. Il conte non fa altro che mettere le corna alla moglie, la moglie è disperata, però alla fine arriva il perdono. Quindi c'è una visione anche è importantissimo, non moralistica, molto elastica, molto molto diciamo illuminata dei rapporti umani, che però non è neanche diciamo che contempla l'amore monogamico, perché quella è e dipende, cioè basta che funzioni, uno fa la sua scelta, che sia omosessuale, qualsiasi, monogamica, poligamica, l'importante è che funzioni, questo ci dice Mozart. Io ho letto bene o male la trama della trilogia, diciamo, e ho notato, cioè, ho avuto difficoltà, perché ho notato che in tutte e tre le opere c'è sempre, ci sono travestimenti, inganni, appuntamenti in cui si aspetta una persona e invece ne arriva un'altra, ma a insaputa, cioè c'è tutto sempre... quello che come mai questo racconto e questo amore, tra virgolette, che deve essere sempre messo alla prova, no? Intanto diciamo che ci sono anche dei motivi, diciamo, contestuali, per il senso che questa cosa del travestimento era comunissima nel teatro settecentesco, no? Questo travestirsi anche in maniera non credibile, perché per esempio in Così fan tutti dice: ma come mai non li riconoscono? Questi si mettono i baffi, Algerini, diciamo, questi personaggi arrivano, non sentono la voce, non riconoscono, nessuno li riconosce, è ridicolo. Quindi è chiaro che sono un po' la cosa è metaforica, però diciamo che al di là del fatto, appunto, dell'usanza del teatro settecentesco, in cui la maschera era dentro proprio la cultura drammaturgica e teatrale, sono anche delle metafore, cioè di questa identità che è comunque mobile, no? Di questo amore che è mobile, che comunque può cambiare volto, può modificarsi, è un fiume che va e può assumere diversi volti, e poi cos'è un rapporto che dura una vita fra una coppia se funziona? È un rapporto in cui certe volte funziona, certe volte non funziona, certe volte ci si chiede: ma lo amo veramente o non lo amo? È la mia persona, è un'altra persona, diventa un'altra persona, cioè tutto. Diciamo, il mascherarsi è anche questo. Certo. Quante persone ci sono in una persona? E quanti amori ci sono in un amore? Non so. Ecco, Mozart racconta questo anche con la pratica del mascheramento, della simulazione. Della simulazione, infatti. Ecco. Ma parlando di simulazione e di prevenzione, innanzitutto sto leggendo che un nostro ascoltatore ci scrive: ma perché il professore Veronesi è un personaggio controverso per certi media, specie nell'alimentazione tumore stimolante? Carne rossa, alt. C'è un'altra domanda. Ciao Antonella, volevo chiedere ai tuoi ospiti com'è cambiato l'amore dai tempi passati fino ad oggi. Allora, prima andiamo... Che domandona! È una domanda importante. Allora, spieghiamo perché il professore Veronesi, secondo certi media, è controverso per quanto riguarda l'alimentazione tumore stimolante, perché oggi si dice che mangiare tanta carne porti a insomma, alla fine si ammala di cancro. Beh, diciamo, sono tutti fattori di rischio, ma non fattori di certezza. Quindi la definitiva. Familiarità è fondamentale. Diciamo, la familiarità, cioè questo assieme l'alimentazione sbagliata, quindi povera di vitamine,
poveri di sostanze, di grassi vegetali e non animali. Quindi la carne che ne contiene abbastanza, che poi purtroppo da un bel po' di anni contiene sostanze diciamo estranee, riguardano la scelta purtroppo dei mangimi e così via, gli estrogeni messi per fare crescere i polli, che poi è carne bianca, però bene o male arrivano lo stesso, o i cavalli, per esempio la carne di cavallo che è rossa per eccellenza, sì. E qui a Catania ce n'è un consumo non va bene la carne di cavallo. La carne di cavallo, e beh, siccome qua vengono usati purtroppo una gran parte, una certa parte per gare, cose, quindi sono dopati, diciamo, gasati, dopati. Diciamo sì, un po' tossici. Allora in questo senso quindi è tutto che va ridimensionato. Chiaro. Che va visto. Poi il professore tra l'altro è uno che mangia non solo pochissimo, niente carne rossa, ma è uno che mangia, che fa una dieta vegetariana pressa poco, quindi non verdura. Vegana che io sappia, ma vegetariana sicuramente, mi è capitato qualche volta essere a tavola con lui, è molto misurato, ma d'altronde questo ma, scusa, è prego. Vero che bisogna mangiare poco? È poco. Sicuramente è vero, purtroppo è sicuramente vero. Questa è una notizia, vabbè, niente, molto, non c'è certo, che più fare. Carne c'è, diciamo. Più carne c'è, nutrimento che va al di là, anche perché poi dietro il discorso del professore Veronesi, sì? Non c'è solo un discorso di dieta animale-uomo, c'è un discorso, come dire, mondiale, nel senso che il costo di una fetta di carne dal punto di vista ambientale è talmente alto che non ha senso, perché significa che sono stati abbattuti tanti alberi, che per fare i campi per ecosostenibile fare... allora ecco, non è ecosostenibile, non ha una visione ecosostenibile, quindi una dieta deve essere... ah lui ce l'ha, certo, e d'altronde siamo sulla terra. Per cui... infatti... Che facciamo? Ci ascoltiamo un po' di musica? Sì, come un aquilone di Nathalie e poi la pubblicità. Hello? Pablo, this is Pablo. Where are you? I won't be able to make it today because I'm at the bottom of the pool. Vuoi farti capire? Pubblicizzati su Globus Radio Station. Per la tua pubblicità su Globus Radio Station chiama il 349 14 43 134 oppure lo 095 722 6757. Farmacia San Mauro, cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Centro commerciale edile. Smontaggio amianto e bonifica sito. Linea vita. Sistemi anticaduta. Lavorazione ferro. Trasporto conto terzi. Materiale edile. Strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 A, Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile. www.ccedile.it. Globus Magazine. Cultura, scienza, politiche sociali, sport, musica e arte. Globus Magazine, il tuo free press internazionale. Leonetta, allora, secondo te, com'è cambiato l'amore dai tempi passati, cioè dal passato ad oggi? È cambiato? No,
secondo me l'amore non è cambiato, l'amore è l'amore, l'amore è il motore della vita. Forse dire. È cambiata la visione. È cambiata la visione dei rapporti, è cambiata sicuramente, per esempio già il Settecento era molto più aperto dell'Ottocento romantico, che è così tenebroso, no? Che qui l'amore anche nella letteratura viene punito, cioè il tradimento viene punito, e le adultere si uccidono, non so, queste... però l'amore non è cambiato, diciamo, l'amore è l'amore. È cambiata solamente la visione. Certo. E parlando di visione, Marcello, la vogliamo stringere. Allora, Marcello, ultimamente noi media abbiamo fatto una gran cassa alla decisione di Angelina Jolie di togliersi i seni, mettere le protesi, perché aveva un'alta familiarità con il tumore. Tu cosa ne pensi? Il problema secondo me non è molto complicato, bisogna solo essere obiettivi e ragionare in termini di rispetto del prossimo, per cui chi sceglie una chance in più o la massima chance in più che la medicina, in questo caso la chirurgia, ti possono dare, perché negargliela? Allora, quando mi si dice sulla base della mia situazione cromosomica che ho un rischio relativo di andare incontro a un carcinoma dell'80% nel corso della vita, significa che quasi certamente ce l'avrò. Allora, perché non devo provare e percorrere quella strada che mi dà una sicurezza tra il 90% e il 95% che non gli darà nessun'altra metodica di terapia? Ecco, questo è il problema. Allora, ha fatto una scelta di vita, non solo, ma ha fatto una scelta anche estetica, perché un intervento fatto, come si dice da noi, in salute, significa che fai un intervento di chirurgia plastica perfetto, ecco. Anche oggi, anche diciamo, non in situazioni neoplastiche, di guai, diciamo, di problemi, si riesce a fare un lavoro eccellente. Però non è la stessa cosa, ma soprattutto non è la stessa cosa avere avuto o avere un cancro addosso. Certo. Quindi la cosa cambia, perché questo è quello che dovremmo capire, che non possiamo noi decidere per gli altri. E questa è una forma di amore anche, dopo tutto, di amore, certo, e di rispetto, certo, che è assolutamente vitale e che credo migliorerebbe anche il nostro modo di, certo, ragionare, il nostro mondo. E facciamoci insegnare qualche cosa da voi e da Mozart. Ecco. A proposito, Leonetta, l'amore non ha età, nel libro è ampiamente, sì, abbiamo proprio deciso questo. Su suggestione mozartiana, perché Mozart era molto molto privo di pregiudizi da questo punto di vista, le sue combinazioni sono infinite, vecchia con giovane, vecchio con vecchio, super anziana con ragazzino, Papageno nel flauto magico cerca una novantenne, adesso per dire, cioè è molto. E poi Lidia Bramani, che è una bravissima musicologa mozartiana, ha trovato una bellissima lettera in cui, per esempio, c'è un Mozart ventenne che esprime la sua tremenda attrazione proprio erotica per la sua padrona di casa che vede aggirarsi in negligé, che a quell'epoca c'ha 64-65 anni, cioè non esiste, non sussiste il problema, non si pone neanche il problema. Queste considerazioni, per ricollegarmi al discorso del professor Majorana, ci hanno anche portato a guardare come questa problematica dell'età sta veramente, basta guardare i siti con questa sta crollando, e come una donna può essere considerata attraente sempre, dipende dalle situazioni, può essere anche non essere attraente a 40 anni. E il professor Claudio Andreoli dell'Istituto Italiano di Senologia mi ha fornito, e io insieme a Lidia l'abbiamo inserito nel libro, una ricerca che sostiene la necessità della ricostruzione del seno delle donne che hanno avuto l'asportazione del tumore alla mammella anche oltre gli 80 anni, con una serie di dati recenti molto impressionanti che si riferiscono ai paesi scandinavi, che però, insomma, voglio dire, ci stiamo arrivando anche noi, che dimostrano quanta attività sessuale hanno le donne anche a quell'età. E viva Dio! Infatti, invece dal punto di vista medico com'è questa visione?
visione? Beh, questa visione va benissimo, nel senso che sicuramente gli affetti, il sentimento sono, io direi, il sale della vita. Certo. Sono la spinta, la propulsione. Non c'è che discutere su questo, è troppo, troppo evidente. E chiunque ha avuto qualche momento di nel quale i sentimenti erano saliti in qualità, certamente ha prodotto una quantità di endorfine enorme e lo sa bene che significa. Dal punto di vista della senologia, strettamente, fare i controlli, ora si è finalmente accettato di andare al di là dei 70-73 anni, cioè abbastanza logico. Quando è che non è logico? Quando c'è una comorbilità, cioè che quando significa? Sono delle malattie gravi associate, logicamente. Ma per chi sta bene, perché condannarlo? Un'ultima cosa voglio dire. Uno dei miei desideri fotografici, che tengo però purtroppo per motivi di tempo a bassa, diciamo quasi spenti, è quello di fare un reportage sulle persone di una certa età, anche molto grandi, che si tengono per mano. Che è una cosa bellissima. Sono d'accordo. Io ho fatto qualche fotografia, ma non tutte quelle che vorrei. C'è una sensazione di benessere. Sono d'accordo. Che ricevi, non c'è che fare. Certo. E questo è sentimento, questo è affetto. Questa è l'unico modo di vivere, anzi il miglior modo di vivere. Lo so, lo so. Purtroppo siamo alla fine, grazie di essere stati qui con noi. Vi ricordiamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando che oggi pomeriggio alle 18 alla Feltrinelli di Etnea ci sarà la presentazione del libro E Susanna non viene, amore e sesso in Mozart, dove ci saranno le autrici Leonetta Bentivoglio e Lidia Abramani, che salutiamo, e tutto sarà moderato dal professor Marcello Vairana. Andrà benissimo, dai. Grazie a voi, grazie, averci grazie, ascoltato. Grazie, di cuore. Grazie, alla prossima. È stato interessantissimo. Sono contenta. Questo scambio. Grazie, ciao, ciao, alla prossima. Grazie. Radio Ritratto. Pennellate dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station. Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Artisonauti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artisonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. Ovvio paintings on the tune.